per il Covid. Lo accogliamo con un applauso, anche perché è per noi un ritorno a casa. Buon pomeriggio. Allora, vorrei prima di tutto ringraziare gli organizzatori di questo incontro, in particolare la dottoressa Rita Greco e l'avvocato Maria Concetta Faglivene, alla quale sono legato da un'amicizia molto lunga. Pensate, ci conosciamo da oltre 30 anni, neanche detta Andarina tra gli amici. Con Marina noi discutiamo spesso dell'importanza di rilassare il dialogo scientifico tra ricercatori e cittadini, ovvero di renderlo più fluido, perché non è escluso che stiamo per entrare, forse siamo già in un'era in cui la nostra stabilità di specie dipende anche dalla nostra capacità di processare in tempi rapidi il dato scientifico, per comprenderlo a fondo e per saperlo anche comunicare nelle comunità in cui viviamo. Quindi ci sono certi concetti, che cos'è una ricombinazione genomica, concetti associati a terminologie magari un po' che intimidiscono, o un salto di specie, o che cosa vuol dire manipolazione genetica di un organismo, e quali sono gli strumenti che il biologo molecolare ha nelle proprie mani per realizzarla, che secondo me dovrebbero oggi cominciare a penetrare un po' più incisivamente in società, così come abbiamo fatto i nostri concetti non meno complessi, tipo cos'è un debito pubblico, cos'è un'inflazione. Quindi stiamo parlando di aprire i canali della comunicazione scientifica per cercare di capire che cos'è stata questa rivoluzione delle biotecnologie, che è cominciata proprio negli anni 80 con questo signore americano, Kerry Mullis, il quale ebbe questa intuizione che si poteva sfruttare la proprietà di un organismo, di un enzima chiamato polimerasi, per poter quantificare la quantità di genoma e quindi di microorganismi, per esempio all'interno di un campione biologico. La polimerasi è una vera e propria macchina fotocopiatrice che copia incessantemente il genoma e quindi lo può amplificare a concentrazioni sufficientemente alte poi per poter essere lette da altri sistemi di detezione. Quindi la PCR, la polimerase chain reaction, è la gold standard oggi per misurare la quantità di organismi in un tessuto biologico, perché ogni virus porta una quantità fissa di genoma. Per questa intuizione, Kerry Mullis vinse il premio Nobel per la chimica nel 1993, che condivise con quest'altro scienziato canadese, Michael Smith, il quale mise in piedi nel frattempo un'altra tecnica, la site-specific mutagenesis, la mutagenesi sito-specifica, che è alla base dell'ingegneria genetica. Marina è rimasta interessata da un paio di articoli che io ho pubblicato nell'ultimo periodo sulla questione Covid e mi ha chiesto di condividere questo punto di vista con voi oggi. È una cosa che sono molto contento di fare in questa città, perché io sono pescarese di adozione, anche se vivo da più di 20 anni negli Stati Uniti, motivo per cui qualche volta parlo con termini inglesi di dove mancano gli equivalenti italiani. Pensate, io mi sono trasferito negli Stati Uniti una settimana dopo aver concluso un periodo di formazione, un PhD in farmacologia presso l'Istituto Marianne Institute di Santa Maria in Baro, nei pressi di Lanciano, un istituto che i giovani non ricordano, ma che i più senior in quest'aula ricordano bene, perché era un vero e proprio fiore all'occhiello della nostra regione Abruzzo. Infatti era un piccolo gioiello dell'intera comunità scientifica italiana degli anni 90. E quindi è stato un peccato, perché è un'occasione persa. Intanto non nasceva dal nulla, perché nasceva da una scuola di farmacologia e ricerca biomedica molto già visibile nel suo panorama internazionale, che è quella appunto del Mario Negri di Milano, e quindi della leadership scientifica del professor Silvio Garattini, persona alla quale sono molto grato, perché poi è la persona che mi ha aiutato a fare questo salto di oltreoceano. Il Mario Negri era un campus di programmazione scientifica che aveva poco da invidiare ad altri campus scientifici e quindi aveva la possibilità di caratterizzare il nostro territorio
e di riverberare all'interno di esso, perché poi con questa riverberazione che i giovani manifestano prima l'interesse verso le scienze e poi il proprio talento, invece di emigrare, fenomeno che purtroppo abbiamo visto cronicizzarsi negli anni 90 e galoppare nell'ultima decade a partire dall'ultima crisi economica in Italia del 2009. Io penso che sia utile fare delle riflessioni che questo Covid-19, questa pandemia impone. Per esempio, sarebbe utile chiedere agli scienziati italiani, quelli che sono rimasti e quindi oggi sono in prima linea nella gestione di questa pandemia e nel fornire analisi, punti di vista ai vari organi esecutivi, su quanto il disadvantage, cioè questo scarto in termini di risorse biotecnologiche, di capacità sperimentale, limita poi il dialogo politico all'interno del nostro paese tra comunità scientifica, cittadini e governo. Ovvero, qual è il costo che un paese paga per questa mancanza di capacità sperimentale? Per fare un esempio, contestualizzare ambiti specifici in cui questa carenza potrebbe manifestarsi, lì dove c'è bisogno di riprodurre, o avrebbe valore riprodurre, dato sperimentale prodotto in un altro paese o all'interno del nostro paese stesso. Ecco, stiamo parlando della reproducibility, la riproducibilità, un'area molto heated, molto polarizzante negli ultimi anni dei vari hub scientifici, di cui si parla anche in questo articolo che presento in questa slide della Monia Baker, pubblicato su Nature nel 2016. Il mio punto di vista è che per riproducibilità non significa riprodurre il dato scientifico, perché non ci fidiamo del dato pubblicato dal gruppo X sulla rivista di eccellenza, che magari poi ha anche capitalizzato sforzi intellettivi e con essi anche investimenti pubblici privati in certe direzioni più che in altre. Ma significa ripetere l'esperimento per comprenderlo a fondo, quindi modificando le condizioni sperimentali o le assunzioni che stanno al concetto sperimentale stesso. Se più paesi lo fanno simultaneamente, si arriva prima, secondo me, alla risoluzione di questo insulto epidemico. Facciamo degli esempi pratici, con un breve excursus di quello che è successo con questa epidemia. Durante i primi giorni di gennaio, quando si discuteva ancora se il virus si trasmettesse principalmente da animale a uomo, o se la componente da uomo a uomo fosse quella predominante, come poi si è compreso da lì a pochi giorni, il 20 di gennaio, i cinesi intanto hanno inviato una sequenza dati, la sequenza del genoma, al WHO, l'Organizzazione Mondiale di Sanità, il quale in 24 ore ha messo questa sequenza a disposizione nei vari database pubblici per consentire ad ogni paese di mettere in piedi la PCR. No? La PCR, questa tecnica per misurare la quantità virale, se c'è un virus, richiede la conoscenza di alcune sequenze che poi si devono attaccare sul genoma e poi l'amplificazione del genoma parte. I cinesi non inviarono il materiale biologico dei propri pazienti infettati, quindi bisognava aspettare il primo paziente infettato in ogni paese e poi prendere questo campione biologico, misurare la concentrazione virale con la PCR e coltivare il virus. I primi a farlo sono stati gli australiani, nel team diretto da Julian Drews, della Doherty Institute di Melbourne, e a quel punto il virus è stato distribuito e poteva essere coltivato a quantità ad libitum, quanto ne volevamo. Quindi abbiamo il virus in mano e abbiamo la PCR. Cosa si può fare? Si possono fare due cose: testare farmaci antivirali e testare vaccini. Allora, un paio di punti sui vaccini. I vaccini non sono farmaci, non è che attaccano il virus, sono infatti come il virus, sono pezzettini di virus che vengono somministrate in persone non infettate nella speranza di poter stimolare una risposta immunitaria, una memoria che poi è quella che deve attaccare il virus e il virus invade l'organismo. Allora, i virologi sanno bene che oggi noi possiamo avere la biotecnologia più sofisticata che esiste, ma non esiste un metodo per poter predire l'efficacia del vaccino. È una domanda che va fatta proprio sulla sperimentazione clinica. E la probabilità di successo dei vaccini sull'esperienza
nella base di virologia è circa il 10%. Perché? Perché la lotta avviene non tra vaccino e virus, ma tra risposta immunitaria e il virus. E quindi la risposta immunitaria è il risultato di un'orchestrazione complessa dei geni immunitari. Quindi diversa se il vaccino viene somministrato nel topo o nel macaco o nell'uomo. Motivo per cui abbiamo visto molti vaccini funzionare, per esempio, sui modelli preclinici di animali per l'AIDS, ma a 30 anni dell'epidemia non abbiamo ancora un vaccino contro l'AIDS. Quindi bisogna andare sull'uomo, bisogna aspettare il risultato della fase 3, ovvero dopo aver testato la tossicità di questi vaccini, dopo aver confermato che, che la tossicità è tollerabile, bisogna aspettare di vedere i risultati della fase 3, in cui si disegnano questi studi randomizzati detti del doppio cieco, ovvero sia il medico che il paziente non sanno se il paziente sta ricevendo il vaccino oppure il placebo. Allora, senza essere epidemiologi o statistici, penso sia intuibile che la durata di un disegno di una fase 3 non può essere nemmeno predetta, perché dipende da quanto virus circola in società. E noi dobbiamo aspettare per vedere un effetto di un vaccino tra i gruppi placebo e controllo, occorre aspettare di avere un certo numero di persone nel gruppo di placebo che si infetta seguendo il corso naturale dell'epidemia. E quindi è intuibile che testare un vaccino, per esempio nelle regioni del sud Italia fino a poche settimane fa, in cui c'era meno di un caso per milione di abitanti al giorno, nuovo di coronavirus, e richiederebbe molto più tempo rispetto alla situazione del Lombardo-Veneto nei mesi di marzo e aprile. Oggi sono 9 i vaccini in fase 3 e 3 di questi sono quelli più avanzati, uno britannico, uno cinese e uno americano. Per un'altra considerazione da fare, una volta che il vaccino arriva, quindi si spera che per la fine dell'anno, all'inizio del 2021, abbiamo i risultati della fase 3 di questi vaccini, a quel punto bisogna distribuirli su larga scala, bisogna somministrarlo a milioni e milioni di persone prima di poter vincere contro questa epidemia. Vincere significa che cosa? Possiamo buttare giù le mascherine e possiamo tornare a quello che facevamo a dicembre, cioè ridurre, eliminare questo distanziamento sociale. I dati descritti in questa pubblicazione dell'Lancet da un gruppo di matematici cinesi il 31 di gennaio erano già piuttosto chiari. Con modelli matematici spiegavano che occorre immunizzare più del 50-70% della popolazione prima di poter vincere contro questo virus, cioè prima di poter buttare giù le mascherine. Quindi non è vero che i modelli matematici, come a volte si sente parlare, non funzionano, sono fuorvianti, ma in realtà quelli fatti bene e pubblicati nelle riviste corrette hanno poi dimostrato di essere molto robusti e di riprodurre i dati dell'epidemia durante le fasi iniziali dell'epidemia in ogni paese in cui il virus si è trasmesso. Poi certamente comincia la mitigazione, comincia il distanziamento sociale, le mascherine, quindi è più difficile poi capire quelle dinamiche. Il modello preclinico di animali invece può fare tanto per la farmacologia antivirale. Perché? Perché qui i contendenti sono il virus e il farmaco, che sono gli stessi indipendentemente se noi infettiamo il topo o il macaco o l'uomo, cioè sono sempre loro due in questo caso. Quindi ci sono tante informazioni utili che possono essere generate in tempi rapidi. I farmacologi sanno che comunque, anche se è vero che anche nel topo si possono ottenere risultati ottimi, importanti per accelerare la ricerca, sanno che conviene avere modelli animali vicini nella scala evolutiva all'uomo. Perché? Perché i farmaci penetrano in modo diverso nei tessuti, il virus anche ha delle dinamiche che possono essere diverse. E infatti questo è un esempio di studio che non è molto visibile in letteratura, pubblicato nel 91 da un gruppo britannico, in cui testavano l'azione di farmaci antivirali contro un altro coronavirus, il 229I, che è uno dei 4 coronavirus endogeni che circolano nella nostra popolazione, di cui forse avete sentito anche parlare, se ne è parlato in questi mesi, perché poi sono per via di questi virus che c'è stata difficoltà da parte dei
biotecnologi nel mettere in piedi i test sierologici contro il Covid-19, perché bisogna imparare a discriminare tra i due nuovi e altri, questi altri tre coronavirus endogeni e il Covid-19. Allora, questo è un coronavirus endogeno innocuo, non causa un raffreddore mild, molto leggero. Però intanto questi britannici stanno cercando di testare dei farmaci, e per esempio sul topo questo analogo nucleosidico, è un farmaco che è una molecola simile a una delle lettere dell'alfabeto birano, genomico, questo farmaco era in grado di sterilizzare il topo, cioè poteva prevenire l'infezione da topo. Però poi, quando hanno somministrato questo farmaco sull'uomo, non si è visto nessuna efficacia. Perché? Non si sa perché, ma molto probabilmente è legato a un diverso modo di catabolizzare il farmaco nell'uomo. E non si sa perché non si possono fare certe misure sull'uomo, sono troppo invasive, non si possono andare a dimensionare i tessuti, e quindi si può rallentare di molto la ricerca se si va avanti soltanto con approcci clinici. Il SARS-CoV-2 non infetta il topo, anche se poi di lì a poche settimane hanno creato il topo transgenico, che sta generando già risultati molto importanti anche nello screenaggio dei farmaci antivirali. Ma il buon karma che può infettare il macaco, e anche se non è del tutto scontato, non era anche del tutto inatteso come risultato, perché si sapeva che altri virus appartenenti a questa sottofamiglia dei coronavirus, in particolare il MERS, di cui avete sentito parlare nel 2015, c'era stato questo outbreak. Il MERS è un coronavirus più cattivello del SARS-CoV-2 in termini di mortalità, che è più alta, del 10%, mentre il Covid-19 è dell'1%. Il MERS-CoV messo nel macaco replicava, e replicava nei tessuti allo stesso modo che nell'uomo. Quello che questo gruppo, nel nostro istituto, il National Institute of Allergic and Infectious Diseases, aveva dimostrato e pubblicato nel 15 febbraio del 2020, quindi subito dopo l'inizio della pandemia, è che il remdesivir, una molecola che è un altro analogo nucleosidico, abbatte la replicazione virale di questo virus nel macaco e anche lo sterilizza. Cioè, se somministrato prima dell'inoculazione virale, può prevenire l'infezione, quindi può fungere da vaccino. 8 settimane, e lo stesso istituto pubblica un altro dato importante in cui testa il remdesivir sul macaco infettato questa volta con il virus del Covid-19. Questa promiscuità del remdesivir ad attaccare le polimerasi, cioè il remdesivir quello che fa è proprio attacca questo enzima, questa macchina fotocopiatrice, quindi blocca la replicazione e specifico di questo virus. La promiscuità del remdesivir, ma anche di altre molecole che intanto erano state screenate nell'ultima decade, era nota perché la polimerasi è un enzima molto conservato tra tutte queste famiglie virali. Noi per esempio utilizziamo farmaci per trattare nostre patologie che poi i medici veterinari utilizzano per trattare patologie simili nell'animale. Noi siamo nell'evoluzione, ha conservato parecchi geni poi nel processo di speciazione, e questo è noto tra i virus ad RNA. Infatti questo remdesivir inibisce anche il nitrovirus e l'ebola virus, quindi parliamo di due virus più che cattivelli, sono dei veri e propri virus diabolici, perché la mortalità aumenta fino al 50%. I dati erano stati prodotti in questo caso nel 2016 sul macaco, ed era il risultato di campagne di mobilizzazione di fondi e di studi per testare quelli che venivano chiamati i broad spectrum antivirali, cioè gli antivirali ad ampio spettro. Cioè, questi farmacologi avevano fatto uno screening di molecole che aveva l'obiettivo di beccare più virus. Perché? Perché si sospettava che un salto di specie tra queste famiglie poteva accadere per via della globalizzazione e per via di altre cause messe dall'uomo, di cui abbiamo sentito parlare, no? La deforestazione, la distruzione di habitat, eccetera. Purtroppo, anzi per fortuna, le epidemie di MERS-CoV e di Ebola si sono estinte, ma purtroppo con questa estinzione c'è stato anche l'abbandono di questi farmaci
antivirali. Adesso vorrei provare a fare un parallelismo con voi, spero di non confondervi, spero che non siate già confusi, tra la pandemia da Covid-19 e la pandemia da AIDS. Quando noi siamo infettati con il SARS-CoV-2, il virus comincia a replicare nel polmone, comincia a replicare in pochi giorni, raggiunge concentrazioni abbastanza alte, ma una buona percentuale di pazienti, come sapete, il virus poi viene debellato dalla nostra risposta immunitaria fino ad eradicarlo, e questi pazienti non se ne accorgono nemmeno, questi sono gli asintomatici. C'è una percentuale più ampia di pazienti che invece manifestano sintomi, e purtroppo una percentuale non negligibile, non trascurabile di questi pazienti i cui sintomi sono abbastanza esacerbati, cioè l'attivazione eccessiva del sistema immunitario, che è quella che poi crea questa sensazione di soffocamento che richiede purtroppo la terapia intensiva. La ARDS, la Acute Respiratory Distress Syndrome, la sindrome del stress respiratorio acuto. Nel caso della pandemia da AIDS, del virus dell'HIV, le cose sono anche simili, le proporzioni sono diverse, ma anche nell'HIV noi infettiamo e abbiamo nell'arco di un periodo di tempo una infezione acuta, e poi c'è una percentuale di pazienti che controlla il virus spontaneamente, che si chiamano gli elite controllers, e una percentuale di pazienti abbastanza rilevante che purtroppo non riesce a controllare da sola gli effetti dell'infezione, per cui si procede nella acquired immunodeficiency syndrome, una sindrome dell'immunodeficienza acquisita. Uno dei vantaggi dell'HIV è che si può misurare la quantità virale nel sangue, perché l'HIV, a differenza del COVID, replica nel sangue, quindi per alcuni aspetti è un po' più semplice, perché si preleva il sangue direttamente. Come è noto ai farmacologi, ai clinici, se noi cominciamo a somministrare un farmaco antivirale troppo tardi, quando i sintomi sono già avanzati, possiamo ridurre la carica virale, ma possiamo fare più la differenza sul corso della malattia. Infatti ci sono dei farmaci che anche per il Covid-19 non hanno alcun effetto sulla mortalità, ma riducono la carica virale e anche modificano i sintomi. Lo stesso remdesivir infatti ha questo effetto sull'uomo. Un approccio più aggressivo invece è quello che si chiama il test and treat, ovvero somministrare il farmaco appena ricevi il test di positività al virus, quindi indipendentemente se hai o no i sintomi. E con l'approccio del test and treat che la pandemia da AIDS è stata controllata, perché non abbiamo un vaccino contro l'AIDS, ma siamo riusciti in questa decade a distribuire il farmaco globalmente, i farmaci antivirali, antiretrovirali. Quali sono i vantaggi? Beh, intanto, riducendo la carica virale, c'è una ridotta probabilità di insorgenza della malattia. E la seconda cosa è che riducendo la carica virale si riduce la probabilità di trasmettere il virus alle persone che sono intorno. Quali sono gli svantaggi, semafori rossi? Uno è sicuramente la tossicità, perché finiremo per trattare più persone di quelle che dovevano essere trattate. E però qui ci sono due postille di cui parlo nelle prossime due slide. E poi il costo del sistema sanitario. I numeri sono importanti e vanno ricordati in modo ridondante. Il costo della farmacologia antiretrovirale per un paziente sieropositivo oggi in paesi sviluppati come l'Italia è dalle 10 alle 15 mila euro all'anno per paziente, quindi parliamo di costo soltanto dei farmaci antiretrovirali. Il costo del remdesivir oggi negli Stati Uniti è di 3.000 dollari per un ciclo di 5 giorni, e se hai bisogno di due cicli diventa solo di 4-5.000 dollari. Un approccio ancora più aggressivo o conservativo, come vogliamo chiamarlo, è la profilassi antivirale. Ci sono due metodi di profilassi antivirale, e qui l'AIDS ha prodotto letteratura importante adesso in questi anni. Quella chiamata la post-exposure profilassi, cioè la profilassi post-esposizione. Anche se non hai il test di positività, ma il rischio che sei stato esposto al virus e quindi ti sei infettato è alta,
comincia la terapia il prima possibile, quindi vai al pronto soccorso per cominciare questo cocktail di tre farmaci entro 72 ore, bisogna cominciare per 4 settimane. E infine l'ultima, dopo la PEP è stata messa in piedi proprio all'inizio degli anni 90, perché nel mondo medico-sanitario, come al solito, purtroppo sono i primi che ci rimettono le penne, molti di loro venivano infettati con sangue, con punture di ago di sangue nel petto. E quindi si sono messi in piedi subito questi modelli preclinici sull'animale, perché erano gli unici modelli in cui si potevano effettuare le misure per capire quanto farmaco andava messo, entro quanto tempo, eccetera. 20 anni dopo, il vaccino non arriva, i farmacologi provano questo approccio ancora più aggressivo, che è la PrEP, cioè la pre-exposure profilattica. Se io so che sto per espormi al virus, prendo il farmaco per sterilizzarmi, così come nell'esempio prima del topo. Tutte le linee guida che abbiamo oggi su queste due profilassi sono state generate con studi sui macachi, la PrEP, due studi nel 2008 e nel 2010, e sono linee guida che vengono utilizzate in tutto il mondo. Quindi sono questi esempi di studi preclinici sui macachi che hanno avuto un impatto profondo sulla sanità pubblica globale. La prima postilla sul carico tossicologico. Il Truvada PrEP, che è la profilassi antivirale che oggi è disponibile negli Stati Uniti e in Francia, ma so che se ne comincia a parlare anche qui in Italia, si comincia a diffondere, è una pillola fatta di due analoghi nucleosidici come Remdesivir. In particolare il tenofovir ha una struttura molecolare molto molto simile al Remdesivir, ed è un farmaco che viene somministrato per anni adesso, ci sono pazienti che lo stanno prendendo da anni senza un carico tossicologico complesso, cioè molto tollerabile. Senza parlare che questi farmaci sono poi contenuti nei cocktail più aggressivo che i pazienti sieropositivi devono prendere per tutta la vita. Quindi con questo detto non voglio dire che a quel punto allora prendiamo un farmaco e lo utilizziamo per fare questi approcci più aggressivi di profilassi. No, però pensando al Covid-19, la profilassi per sterilizzarci potrebbe essere, no, è sicuramente molto più breve, cioè un ciclo di un paio di settimane. Quindi anche senza essere farmacologici, questo parallelismo deve interrogarci sui carichi tossicologici relativi. Ma certo poi abbiamo bisogno di analisi costo-beneficio per comprendere il valore di questi interventi. Quindi se noi avessimo oggi l'equivalente di questo Truvada PrEP che sta avendo molto successo negli Stati Uniti per il Covid-19, come lo utilizzeremo? E questo è uno dei punti di vista che ho raccontato in queste due pubblicazioni. Allora, si può dire per stagioni. Per esempio si può cominciare con il test and treat, trattare le persone positive al virus che sono più a rischio, per esempio gli anziani con malattie croniche. Quindi una persona anziana con una malattia cronica riceve un test di positività, anche se non ha i sintomi del Covid, potrebbe proteggersi con questo approccio conservativo. Poi si potrebbe andare oltre, trattare qualunque adulto che è positivo al virus. Lo step successivo è la profilassi antivirale, persone negative che sono ad alto rischio, per esempio adulti che vivono sotto lo stesso tetto di persone che hanno il Covid-19, in quanto i dati sono ormai abbastanza copiosi in questi mesi e si sa che la probabilità di trasmissione sotto lo stesso tetto è molto alta, si arriva fino al 20%. E infine questa che è considerata l'approccio più aggressivo, ma secondo me anche quello più intelligente, trattare persone negative potenzialmente esposte al virus, quindi come la PEP nella pandemia dell'AIDS, la post-exposure prophylaxis, cioè ancora prima che hai il test di positività, se il rischio è alto che ti sei esposto, comincia la profilassi antivirale, per esempio con il digital contact tracing, con l'app Immune, che consente, cosa fa questa app? Ci dice se siamo stati nelle vicinanze di una persona che ha appena ricevuto un test di positività al Covid-19 nelle ultime 2 settimane, per più di, credo, 10 minuti, a meno di 1 metro di distanza. Quindi questa persona ha un alto rischio che è stata infettata. Allora cominci la profilassi antivirale e assume esposto immediatamente,
Poi aspetti il risultato del test, se il test è negativo lo sospendi, se è positivo continui il ciclo fino al protocollo che deve essere messo in piedi. Allora, potete immaginare che questo approccio modifica la nostra percezione della malattia, intanto ci fa stare più tranquilli. E quello che è successo nel caso della pandemia da AIDS con il Truvada PrEP. Il Truvada PrEP ha modificato lo stigma dell'AIDS, ha migliorato la qualità di vita del paziente, perché poi è stato utilizzato anche nell'esposizione sessuale, quindi potete immaginare all'interno dei contesti di coppia sierodiscordanti in cui uno è positivo, l'altro è negativo, incidenti durante gli anni accadono, come per esempio la rottura del preservativo. La domanda ben posta è ma oltre a migliorare la qualità di vita del paziente, può fare la differenza nel controllo di una pandemia? Perché qui dove la critica avviene, ovvero tu vai a trattare persone magari che non avevano bisogno di essere trattati, ma poi l'epidemia sarà comunque fueled, sarà comunque alimentata da questo gruppo, da questo pool di persone che sono asintomatiche, che quindi non sanno di essere positive e continuano ad alimentare la pandemia, quindi poi devi trattare forever, per sempre. Allora, queste sono domande che richiedono approcci modellistici, cioè avere i farmacologi e i modellisti sulla stessa tavola per discutere. L'ultima analisi importante finora che abbiamo visto per attaccare la pandemia da questo angolo, in realtà è stato nel 2006 con questo studio della Imperial College da parte di Neil Ferguson, che ha postulato l'uso della profilassi antivirale anche per pandemie di virus respiratori. Vorrei concludere con un paio di slide. La prima è uno studio di un gruppo di matematici di Oxford che ha spiegato che con il digital contact tracing oggi, con l'app Immuni e le attuali strategie di mitigazione, cioè la mascherina e il distanziamento sociale, oggi anche con il pool dei sintomatici, i dati dinamici ci dicono che è possibile arrivare al controllo a lungo termine della pandemia, anche di eradicarlo, fino ad eradicarla. E io ci inserirei qui dentro anche la mitigazione che può arrivare dall'approccio farmacologico antivirale. Perché? Perché agisce sulle stesse variabili dei modelli dinamici di trasmissione, abbattendo l'infettività, il tasso di infettività, quante persone vengono infettate per unità di tempo, per la mascherina è come un farmaco antivirale. La seconda postilla è se avessimo l'equivalente. Ah no, la seconda postilla è perché utilizzo il congiuntivo ipotetico. Abbiamo detto che Remdesivir esiste, c'è questo farmaco antivirale. E c'è però il Remdesivir, può essere solo somministrato per via endovenosa. Quindi non puoi fare la profilassi a casa, il farmaco richiede un infermiere, devi stare in ospedale. Può essere solo somministrato a pazienti con sintomi. Questo è lo studio in cui il nostro istituto ha mostrato poi l'effetto del Remdesivir sui pazienti ospedalizzati. Come anticipavo prima, si vede un miglioramento, ma poi non cambia il tasso di mortalità. E qui appunto articolo, speculo su questo problema in queste due pubblicazioni, ricordando che la farmacologia ha messo a disposizione degli strumenti importanti. C'è un capitolo della farmacologia che trasforma i farmaci utilizzando nanoparticelle. Anche questo è un termine che sembra un po' spaziale e futuristico, ma in realtà sono approcci farmacologici molto più avanti di quelli che pensiamo. Ovvero sono strutture lipidiche in cui il farmaco viene incorporato e queste strutture lipidiche consentono di cambiare la via di somministrazione del farmaco. Qui presento uno studio di un gruppo di chimici della University of Washington, con cui ho una collaborazione attiva, perché noi stiamo cercando nel nostro programma di produrre dati di imaging, quindi con la tomografia e emissione di positroni, vedere dove queste particelle vanno nel corpo, che loro hanno dimostrato sul modello di macaco che per esempio i farmaci anti-HIV come il tenofovir, che è molto simile al Remdesivir, con queste nanoparticelle possono essere somministrati e arrivare per via sottocutanea e arrivare nei tessuti con concentrazioni molto più alte di quelle che si raggiungerebbero con la pilloletta presa per via orale.
cioè la stessa quantità di farmaco in una pillola che devi prendere ogni giorno, la stessa quantità di pillola dura per una settimana se somministrata con questa tecnica, quindi con importanti implicazioni nella farmacoeconomia anche di questi approcci. L'annuncio, le good news, le buone notizie sono in questo annuncio del 2 di giugno da parte della Gilead, che è quella che ha prodotto il Truvada e anche il Remdesivir, che ci informa che sta lavorando sulla trasformazione in nanoparticelle del Remdesivir per la trasformazione in spray nasale o in somministrazione sottocutanea. E concludo con questa slide per ricordarvi soltanto che ci sono quattro farmaci oggi che mi sembrano quelli un po' più avanzati nelle fasi cliniche, ma siamo ancora indietro, non siamo ancora vicini alla fine della fase 3. Il Remdesivir adesso per via nasale sta avanzando, c'è questo farmaco antinfluenzale, il favipiravir, e la molecola, una molecola della Emory University di cui parlo anche nella pubblicazione di Scienze in Rete. Poi quest'altra molecola che ha un effetto non specifico, ma che è anche disponibile nella sua versione orale. Nei macachi io ho visto soltanto studi fatti per via endovena nel Remdesivir, e adesso abbiamo un paio di pubblicazioni in questa settimana con l'idrossiclorochina. Qui quest'altro farmaco che, di cui probabilmente sentirete parlare, il PS445V24, è una molecola che è anche prodotta dalla Gilead e che è disponibile come nella sua versione orale, quindi cominceranno gli studi sui macachi proprio dalla nostra agenzia in queste giornate. Con questo vorrei ringraziare tutti.